Allora, passami il proprietario, bravissimo, vai. Bravissimo. Allora, logicamente, se avete qualche curiosità, qualche domanda, alzate la mano, io vi porto il microfono e mettiamo in difficoltà lo chef. Qualche domanda che sa. No, ti chiedevo di ricordarti di aprire il microfono anche a lei. No, non ce l'ha. Non ce l'ha. Allora, va bene, perfetto. Ok. Sorry. Abbiamo anche un'esibizione di droni, perché non ci facciamo mancare niente stasera. Matteo che sta facendo le prove per potervi immortalare anche dall'alto. Bravo, va bene lo stesso. Che lui passi il pomeriggio con me, Marco. Cioè, non è che... Assolutamente. Bravo, hai detto te, meno male. Bravo. Vai. Guarda, 2, 3. Metto il dito. Benissimo. Vai, l'ultimo. Matteo, ripeti passo per passo quello che stai facendo in modo. Allora, che... abbiamo tagliato qualche. Adesso noi come dosi facciamo 2 piatti, perché facciamo la versione vegana, bastano, e mentre invece la versione è vegetariana. Quindi partiamo col frullare i piccadilli e generalmente uso i pisanelli, vai Lorenzo. Ci mettiamo un po' di olio. Ok, dovremmo esserci e vi ripeto più o meno come dosi, faccio un 30% pomodori, 30-40%, restante parte il cucume. Allora, adesso la parte meno simpatica è togliere i semi dal cucume e per fortuna ne prepariamo solo 2 piatti. Perché poi io e Lorenzo abbiamo preparato quanto un pentolone alto quanto, così stamattina sono stati 3 cocomeri da togliere i semi. Speravo che qualcuno che ha il microfono passasse per bere caffè. Ma oh, però poi devi domandare a tua moglie dov'è. No, sicuramente non lo so, poi saprai dove sarai dopo, al buffet. Allora. Visto che l'anno scorso è un'operazione antipatica, soprattutto se devi fare una quantità grossa e a forza di togliere semi da cocomeri tutti i giorni, un attimino qualcosa, anche io sul duro, sono imparato. Allora.